Un sogno che diventa realtà, vedere la squadra della propria città diventare protagonista di una cavalcata straordinaria e arrivare sui palcoscenici del cosiddetto calcio che conta. Uno scenario che idealmente e metaforicamente rappresenta anche l'uscita dalle porte della provincia e la possibilità di volgere lo sguardo su altri mondi. Un sogno che viene vissuto parallelamente alla crescita personale e il giornalista Giovanni Di Toto ha voluto raccontarlo mostrando uno spaccato importante della propria vita, della sua infanzia e poi della sua giovinezza e mettendolo in parallelo con le imprese sportive del Campobasso Calcio negli anni 70 e 80. Tutto questo è Ho visto i lupi volare, libro edito da Creativin e presentato all'auditorium del Palazzo Gil nel capoluogo di regione. Le tappe di quel cammino sono state percorse sempre col tamburo in mano, arricchendo così l'emozione della partita e con gli occhi pieni di entusiasmo sin da quando andava sugli spalti col papà. E così dal campo in Carbonella allo stadio Romagnoli, dai grandi di Milan e Juve all'erba verde dei principali impianti d'Italia, la storia della squadra di calcio si intreccia a quella dell'autore che nelle 248 pagine racconta di sé, della sua famiglia e della città che ama, oltre che di un Molise in un passato non troppo lontano. Questo libro nasce soprattutto dall'amore sviscerato per la mia città, anche se io sono insomma mezzo sangue, mia mamma era toscana. Il libro è dedicato a mio padre perché è stato lui, diciamo così, che mi ha portato allo stadio. Mio padre non è mai stato un tifoso, non è stato tifoso di nessuna squadra e si era incuriosito dell'atmosfera che si era creata attorno alla città e alla squadra con l'arrivo di Angelillo, ma parliamo di secoli, parliamo del 1973. E da quel momento in poi la passione mi ha travolto fino a seguire, diciamo, l'epopea del Campobasso, dei campioni, perché per noi erano i campioni in campo, quelli che indossavano la divisa rosso-blu. Allora si diceva che il Campobasso rappresentava, ed era vero, rappresentava tutto il Molise. Noi avevamo la fortuna di avere diciamo, la squadra della nostra città ad alto livello e io da ultra suonavo il tamburo, quindi da suonare il tamburo e mettersi a scrivere, insomma il passaggio era complicato e quindi io ho tralasciato l'aspetto sportivo giornalisticamente proprio per scelta, perché ero troppo tifoso.